Prima che cominci questa terza e ultima sessione, volevo dare la parola a Don Marco Cagol, che porterà un saluto per conto di Sua Eccellenza Cipolla, Arcivescovo di Padova. Grazie. Sì, buon pomeriggio. Poi io dovrò anche dire altre cose durante questa sessione, però ecco, ci tenevo a portare il saluto di Sua Eccellenza Monsignor Claudio Cipolla, il Vescovo di Padova, il Vescovo della nostra città, anche se qua siamo in territorio vaticano in realtà, perché la Basilica è pontificia ed extraterritoriale ed è sotto la giurisdizione di Monsignor Dalcin, che è il Vescovo delegato per la Basilica. Però visto che ecco, siete nella città di Padova, penso sia giusto e bello anche così accogliere il saluto del Vescovo Claudio Cipolla. Purtroppo, rispetto al programma nel quale avrebbe dovuto essere lui presente a portare il saluto, qualche tempo fa, recentemente, è stato convocato, cooptato dal Papa per il Sinodo dei Vescovi, e questo lo ha costretto a comprimere la sua agenda del sabato, che è qui a Padova, e quindi non riesce a passare. Ecco, quindi vi accontentate un po' del mio saluto, io sono uno dei suoi vicari. Ecco, e tra l'altro anche questa mattina eravamo impegnati con l'inizio della visita pastorale e la celebrazione diocesana, appunto di avvio della visita pastorale, quindi non avete visto nessuno della diocesi, non per scortesia, ma proprio perché c'è stata questa concomitanza di impegni. Ecco, il Vescovo mi ha assicurato, ecco, mi ha chiesto di manifestarvi, ecco, la sua vicinanza, il suo interessamento, anche il suo apprezzamento per aver scelto anche Padova come luogo di questo importante appuntamento. E ecco, da sempre la nostra chiesa locale è attenta ai temi, ecco, e all'impegno anche riguardo alla dottrina sociale della Chiesa, quindi ecco, sicuramente la fondazione è la benvenuta nella nostra città e anche così accanto all'opera che compie tutti i giorni la nostra Chiesa. Ecco, poi dopo dirò le altre cose durante la sessione. Grazie. Abbiamo voluto lasciare la parola prima, perché sennò poi io sarò molto rigido nei minuti e quindi sennò avrebbe perso 2 minuti del suo intervento. In questo modo gliene rimangono 10. E a meno che non mi arrivi il campanellino, io però poi lo utilizzerò. Mi è stato rubato, forse perché sanno che poi... Allora bene, iniziamo. È chiaro che questo è l'orario più critico, perché dopo aver mangiato, dopo aver bevuto, diventa difficile riprendere, perché la palpebra tende a calare. E quindi noi invece vogliamo ricominciare, reinserirci in un percorso logico, che vedete ha già avuto 2 passaggi, questo è il terzo, che prova ad andare a ragionare sui fondamenti, ed in particolare anche sul fondamento antropologico, perché vedete, si dice che il lavoro è amico dell'uomo e l'uomo è amico del lavoro. In questa frase torna 2 volte la parola lavoro, 2 volte la parola amico, 2 volte la parola uomo. Allora, ci siamo concentrati giustamente molto sul tema del lavoro, dobbiamo concentrarci anche sul tema dell'antropologia e dell'amicizia. Aristotele scriveva anche dell'importanza dell'amicizia, amicizia e fiducia. E quindi quanto oggi è decisivo dentro il mondo del lavoro il tema della fiducia, non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo del lavoro. E quanto è importante riflettere su quale antropologia dobbiamo immaginare per uscire da questa situazione, che comunque abbiamo visto nei dati che ci sono stati presentati, si configura come un momento da cui noi dobbiamo far qualcosa per recuperare quella che è tutto un patrimonio che abbiamo visto essere importante. Bene, allora lascio la parola a Monsignor Fabiano Longoni, che è stato... Fabiano,
lo potete chiamare anche Don Fabio, ma il suo nome è Fabiano, non Luciano, come erroneamente, però sul volantino è giusto, sul nostro volantino è giusto. E Don Fabio, con cui abbiamo lavorato molto in questi anni, è stato proprio fino all'altro ieri il direttore nazionale della CEI per l'ufficio dei problemi sociali. È uno studioso di questi temi e lascerei a lui la parola, perché così ci aiuta con la prima relazione, che sarà in 19 minuti e 59 secondi. Grazie, grazie a voi, grazie dell'accoglienza, grazie dell'invito, naturalmente grazie a, in particolare a Don Walter, con cui appunto condividiamo una lunga amicizia, anche insieme con Don Marco, che hanno lavorato con me in questi anni. Credo che la cosa che più ci interessi oggi, e mi congratulo anche con la scelta, direi proprio procedurale, perché non siamo partiti dai principi stamattina, ma siamo partiti dalla realtà e induttivamente siamo andati, o stiamo andando, attraverso esperienze varie, richieste, domande, verso quelli che sono i principi. E quindi questo terzo momento ha un suo senso particolare. Cioè, detto questo, detto quello che è la realtà, che cosa ci dice la dottrina sociale della Chiesa in questo momento? Considerando la dottrina sociale, ricordiamo, una realtà viva, perché è l'insegnamento sociale che dà nutrimento alla dottrina sociale. Quindi noi siamo sempre alla ricerca di Christi fideles, laici o consacrati, che ci diano insegnamento sociale. Questo è uno dei grandi problemi che abbiamo in questo nostro momento storico. Ci mancano dei laici che non solo ascoltino l'insegnamento magisteriale del Papa e dei Vescovi in questa materia, ma ci mancano dei laici come il Toniolo, come altri nel passato, che ci danno materia per proseguire nell'approccio che evidentemente avremo davanti col cambiamento epocale che stiamo vivendo e che è stato già evocato. E nucleiamo soprattutto il fine del tema del lavoro, perché come dice Aristotele, che sta tornando di moda, un'azione è perfetta quando si dichiara il fine. Io credo che oggi molte azioni non siano perfette, sia a livello politico che economico che sociale, perché non c'è un vero fine dichiarato, a meno che non sia il consenso politico, a meno che non sia il populismo, ma nel senso anche deleterio della parola, cioè un accontentarci di quello che c'è secondo la logica appunto di un'aggregazione. Mentre il fine più alto, il fine veramente importante anche di questo mio intervento, è essenzialmente quello di mettere in luce il fatto che l'orizzonte antropologico del tema lavoro va coniugato insieme con altri due sostanziali fondamenti antropologici, che sono gli affetti, e negli affetti facciamo rientrare non solo gli affetti familiari, ma anche l'amicizia civile, l'amicizia sociale, e naturalmente il cosiddetto tempo libero. Uno dei miei maestri, il cardinale Angelo Scola, ha dedicato moltissimi testi su questi tre fondamenti antropologici, cioè lavoro, affetti e riposo, tempo libero, ma qui dentro nel tempo libero c'è la bellezza, la cultura, c'è tutto quello che riguarda, cioè la capacità dell'umano di esplorare i diversi campi. Allora, siccome oggi voi mi avete chiesto di concentrarmi sul lavoro, io mi concentrerò sul lavoro, però evidentemente ricordate sempre, come dirò poi alla fine, che non si possono disgiungere le tre cose. Per esempio, un piccolo momento di illuminazione, si può disgiungere il tempo del lavoro dal tempo del riposo nella domenica, dove si aprono senza fine tutti i centri commerciali? Non lo evado questo tema, perché non è l'argomento di questo mio speech, però evidentemente vedete come sono uniti. Si può dare un tempo alla famiglia e al lavoro, per esempio nell'ambito di quelle che sono anche il coltivare, nel senso più bello, il colere, dei figli? C'è troppo tempo per il lavoro, ma non c'è nessun tempo per i figli? Vedete come insomma i temi sono interconnessi. Ma io non mi fermerò su questo, perché non mi avete chiesto su questo, però considerate che sullo sfondo c'è questo. Allora andiamo al centro della questione sociale, che è il lavoro, così come viene espresso nella Laborem Exercens,
lì dove si dice, e veniva già citato stamattina proprio nel primo intervento, che il lavoro è una chiave, probabilmente la chiave essenziale di tutta la questione sociale, così scrive il Papa nel Labor Exercens numero 3. E poi dice nel numero 9, nel lavoro l'uomo realizza se stesso come uomo, appunto, ed anzi, in un certo senso, diventa più uomo. Anche questo sarebbe un tema veramente interessante da capire. In che senso il lavoro mi eleva come persona? E da tutto questo punto di vista, allora, è evidentemente chiaro che dobbiamo fare un po' di perlustrazione col macete, no? Nella giungla di questo argomento, che evidentemente è qualche volta così troppo scontato da non tener conto che invece bisognerebbe purificarlo da accezioni del lavoro che sono purtroppo invalse ormai nel modo di pensiero, del pensiero comune, e sulle quali la dottrina sociale della Chiesa ha molto da dire. Per esempio, se noi prendiamo che sostituto del lavoro e come equipollente è il profitto in un'impresa, cioè se al posto del lavoro mettiamo il profitto e da indicatore lo eleviamo a termine assoluto, anche qui sto usando tutti i termini della dottrina sociale, per chi la conosce bene e ha letto le encicliche sta vedendo che io semplicemente uso la dottrina sociale, centesimus annus in questo caso. Cioè il senso di elevare il profitto a fine di tutta l'impresa economica rispetto ad un indicatore assolutamente necessario. Se questo diventa poi che il profitto è esattamente lo scopo dell'imprenditore e di conseguenza per il dipendente il reddito è il fine della sua opera, non il lavoro, noi abbiamo già di fatto svilito il concetto stesso di lavoro. L'abbiamo praticamente depauperato, assolutamente. E tutto questo diventa allora una modalità attraverso la quale la nostra realizzazione antropologica, che si fonda nel lavoro sul lavorare per e il lavorare con gli altri esseri umani, centesimus annus, se evidentemente tutta questa relazione fra l'uomo che è un essere reciprocans, cioè un essere che cerca un altro essere per realizzarsi, e di conseguenza il lavoro, ripeto sempre all'interno di quella triade famosa che citavo all'inizio, è uno dei mezzi attraverso i quali l'uomo cerca il suo fine essenziale. Qual è il fine essenziale di tutta la nostra umanità, della nostra ricerca umana? Aristotele, anche qui, l'eudaimonia. La felicitas, la felicità. La felicità che sapete nel termine latino, con tutti i prefissi fe, indica la fecondità, la generatività. La felicità non è mai solo per me. Non puoi essere mai felice da solo, perché la stessa sarebbe una contraddizione della parola, perché nel latino fecondità, femmina, indica nel suo prefisso fe, la generatività, cioè qualcosa che nasce, qualcosa che si moltiplica. Quindi la felicità è esattamente il fine dell'essere umano, però il lavoro che aiuta insieme con gli altri due fondamenti antropologici a raggiungere questa felicità, una volta che viene svilito a puro reddito o a puro profitto, evidentemente diventa chiaramente qualcosa che svilisce il senso stesso della realtà. Ora mi domando, anche qui con molta levità, se facciamo passare l'idea che il fine della vita è avere un reddito senza lavoro, sto parlando di attualità, purtroppo, noi abbiamo svilito il senso del lavoro. Io domanderei all'imprenditore che ha parlato stamattina se il fine della sua vita è stato solo fare soldi e capitale e quindi profitto, assolutamente necessario come indicatore, ripeto, o se il fine del lavoro sia stata la soddisfazione del suo lavoro, sia stato il risultato del suo lavoro, sia stato il fatto che il lavoro che ha fatto esercitare nella collaborazione ai suoi amici dipendenti, qui cito Aristotele sempre nel senso più profondo,
non sia stata la soddisfazione di aver dato felicitas, eudaimonia, a tante famiglie, a tante persone. Credo che sia molto più importante quello che non il profitto. Ora, il profitto era necessario, perché all'interno dell'economia innovazione, competizione e selezione è la regola fondamentale, ma non ci può essere innovazione, competizione e selezione dal punto di vista della dottrina sociale se non c'è partecipazione. Questo è il plus della dottrina sociale, eh? Il plus è il fatto che io non raggiungo il fine senza gli altri, perché il lavoro è sempre un lavorare per e un lavorare con. Questo è il plus della dottrina sociale. Altrimenti cadiamo nell'economicismo puro, cioè praticamente il lavoro è il lavoro per se stesso, ripeto, sempre legato poi al reddito da una parte per il lavoratore e al profitto dall'altra parte per l'imprenditore. Non so se sono stato chiaro, ma chiarendo tutto questo, disboscando col macete la prima inizio del sentiero, tutto il resto poi viene di conseguenza. E qual è il resto di conseguenza? Per esempio, capire se i cosiddetti lavori tradizionali, oggi, sono in qualche modo, in questo nostro contesto, qualcosa, per esempio, che torna ad essere legato a quell'impostazione duale del passato. L'impostazione duale era padrone, pubblico o privato, e dall'altra parte dipendente, succube e inattivo molte volte secondo il padrone e quindi incapace di responsabilità, di collaborazione, di innovazione. Anche qui esperienze ci hanno detto, per esempio quella della Cattolica che sentivo prima, che non è proprio così o non dovrebbe essere proprio così, anzi che la produttività si alza in un altro modo, in un'altra concezione, ma insomma lascio sempre a partire da quello che abbiamo letto. Allora, una volta disboscato tutta questa cosa, una volta chiarito che non c'è più solo un'impostazione duale in cui c'è il padrone e il dipendente, questa era l'età industriale che ce l'ha insegnato, secondo una logica molto precisa, noi dovremo allora capire che cosa ci abbiamo davanti. Ma prima di arrivare lì, fatemi fare una breve digressione, il tempo me lo consente ancora, su quello che è il lavoro nella nostra Carta Costituzionale, che conosciamo molto poco. Il lavoro nella nostra Carta Costituzionale è frutto della dottrina sociale della Chiesa. Io chiaramente qui taglio molto, ma basterebbe leggere veramente il dibattito che si fece all'interno dell'Assemblea Costituente intorno al tema del lavoro. Voi non so se sappiate che per 2 giorni si discusse su un tema molto semplice. Le suore di clausura lavorano? Ma si discusse all'interno del Parlamento, Si discusse all'interno del nostro Parlamento su questo tema. Ora, c'erano anche quelli che dubitavano che i professori universitari lavorassero. Non solo le suore, lì ci fu uno scontro notevole, non so se più sulle suore o sui professori universitari, lo lascio a voi. Allora, detto questa logica, l'articolo della Costituzione al numero 4 dice: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo la propria possibilità e la propria scelta, un'attività o funzione, attenzione, che concorra al progresso materiale o spirituale della nostra società. Cioè il lavoro conduce al progresso spirituale, c'è scritto nella Costituzione. Altro che un reddito senza lavoro. Detto questo, Dossetti che aveva corretto Palmiro Togliatti nel dibattito, fece passare questa proposizione fondamentale. Il lavoro è un'attività o funzione o una funzione idoneo allo sviluppo economico e culturale, morale, spirituale della società umana. Da cui capite come l'articolo 4 poi ha assunto questa cosa. Capite che la dottrina sociale era incarnata in quei padri costituenti? Capite che la dottrina sociale non era solo il magistero di Pio XII, o di Pio XI, o di Leone XIII. Era la realtà di laici che vivevano la dottrina sociale all'interno della loro funzione in quel momento di padri costituenti. È questo che ci sta mancando in questo momento. Ci stanno mancando laici padri costituenti del futuro, ma non della Costituzione in senso materiale della cosa, di un documento, ma della Costituzione dell'anima di questo Paese. Detto questo, allora capite, ma adesso qui non posso leggere tutto e non posso dirvi tutto, quanto è importante nella Laudato Si quello che Papa Francesco dice riguardo al lavoro, sul quale poi parto per andare verso
diciamo, la conclusione di questo mio speech. Allora, dice al numero 125, il lavoro è qualsiasi attività che implica trasformazione dell'esistente. Interessantissimo. Interessantissimo. Perché questo vorrebbe far dire, e dentro tutto quello che il mondo sarà dell'intelligenza artificiale, di tutto quello che dopo andremo a dire, adesso fra un mezzo minuto, dello smart working, eccetera, però introduce un'idea di trasformazione che è fondamentale, perché intanto, prima di tutto, abbiamo capito fin da San Giovanni Paolo II che il lavoro trasforma me. Cioè la prima cosa che fa il lavoro è che mi trasforma, mi cambia, mi dà il senso di chi sono. Quindi guai a un mondo senza lavoro. Però il lavoro non può essere ristretto a una funzione solo economicistica, produzione o quant'altro, ma è qualcosa di più, è sempre opus. Cioè è sempre qualcosa che va oltre il concetto di puro work, di puro fare, produrre. E qui allora sarebbe bene, ma non ho il tempo naturalmente, di leggere quello che il Papa Francesco sempre dice ai movimenti popolari quando parla di queste piccole imprese che danno fiducia lì dove c'è la grande povertà, no, nel terzo mondo, in queste situazioni drammatiche. Dice, voi state cambiando il mondo, perché? Perché date da lavorare. Cioè perché il lavoro cambia voi e cambia le situazioni. Ripeto, non vi leggo tutta la citazione. Allora, che cos'è esattamente il lavoro? Il lavoro è unicità, profondità, dignità, etica, capacità. Il lavoro è libertà, coscienza, responsabilità, solidarietà, cooperazione e progetto. È questo che abbiamo detto nella settimana sociale dei cattolici l'anno scorso, più o meno un anno fa, insomma. Lavoro è vocazione. Ecco, questo credo sia allora importantissimo da dire e da sottolineare. E in questa allora settimana sociale, tenendo conto che forse, ripeto, il cambiamento è tale per cui dalla bottega di leonardesca, no, Costituzione, perché noi siamo il frutto di questo, l'Italia è il frutto di questo. Sentite il professor Stefano Zamani, continuamente dice che l'Italia è il frutto di questa idea di impresa, piccola impresa. Sapete quante sono le migliaia di imprese piccole, no, che in questo paese hanno fatto la ricchezza di questo paese. Poi ci sono anche naturalmente le grandi imprese e tutto quello che sappiamo. Però oggettivamente è questo. Ma allora sta cambiando quel mondo del lavoro? Perché evidentemente sta cambiando il rapporto, per esempio, fra dipendente e imprenditore, dicevo prima. Però anche sta cambiando la modalità con cui io penso il lavoro, se è trasformazione di qualcosa che implica innanzitutto la mia trasformazione. Ecco, detto questo, mi mancano 4 minuti, io vado un attimo sinteticamente esattamente al senso di quello che diciamo, ma ripeto, voi nel documento Instrumentum Laboris della settimana sociale, che vi invito a leggere integralmente, dove si parla del lavoro agile, di tutto quello che significa oggi prestare la prestazione appunto di lavoro al risultato e non al tempo, il cosiddetto smart working, soprattutto questo implica moltissimo il lavoro familiare, per esempio, la possibilità di dare più tempo libero ai propri figli, alla propria famiglia, se io riesco a lavorare da casa in orari che non necessariamente sono quelli dell'impresa industriale, no? Dall'altra parte l'industria 4.0, ripensare chiaramente la fabbrica, i luoghi di lavoro, le tutele del diritto al lavoro che c'erano in una visione di stampo fordista e post-fordista, e quindi favorire una contrattazione aziendale diversa. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, questo meriterebbe da solo un seminario e saremo qui per ore chiaramente, ma significa esattamente oggi cosa vuol dire, per esempio, e questo è il grande tema, sviluppare algoritmi di verifica indipendenti, cioè affidati a enti terzi certificatori. Questo sarà il grande problema del futuro. Questo, il grande problema del futuro è esattamente questo. Che qualificando e certificando questa capacità di intuizione, intelligibilità e adattabilità e adeguatezza degli obiettivi dei robot, tutelino la persona e il suo valore negli ambienti misti uomo-robot. Una volta, andando a parlare a Genova in una scuola di giovani liceali, ho citato una serie. Voi sapete che i vostri giovani figli, adolescenti o nipoti che siano, tutti conoscono le serie televisive. Voi non so se conoscete una serie che si chiama Human. Ecco, guardate quella serie lì, capite qual è il mondo del lavoro futuro, rapporto integrato fra uomo e robot. È una serie britannica, loro lo sapevano tutti, quindi ho facilmente parlato di sta cosa, senza nessun problema. Qui vedo che... Vabbè, il lavoro di cura è lo sviluppo
del cosiddetto terzo settore, perché questo è il grande tema. Se lavoreranno i robot, allora noi uomini cosa faremo? Potremo dedicarci di più alla cura. La Nedelsky, questa grande filosofa canadese che abbiamo invitato prima della settimana sociale, cioè, sta insistendo tantissimo su questa cosa. Se i robot ci soppianteranno in certe mansioni, che cosa potremo dedicare noi di più se non agli altri esseri umani? Certo, non faremo come in Giappone, dove ci sono già i robot che praticamente tagliano i capelli e fanno di tutto di più. Chi ha letto alcuni testi, no, sull'innovazione, è interessantissimo questo, no? Però se noi pensiamo a un Occidente in cui l'uomo si dedica ad altri uomini, cosa significa questo? Non significa ancora fecondità? Non significa ancora felicitas? Il lavoro di cura è il futuro del lavoro. Allora, detto questo e concludendo, saltando tutte altre pagine che erano molto più, diciamo, precise su questi temi, e quindi eventualmente non so se poi lo divulgherete, ecco, io vado alla fine e alla domanda conclusiva. Qual è allora il fine fondamentale di un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, come dice Papa Francesco nella sua lettera Evangelii Gaudium? Credo che sia fondamentalmente questo. E ce lo dice anche un testo che vi invito a leggere, un testo voluminoso sul lavoro scritto da un sociologo, De Masi, io con lui ho collaborato sul lavoro 2025, un altro testo che ha fatto praticamente su quello che succederà nel mondo del lavoro, no, fra circa una decina d'anni e più, un po' meno adesso, perché sono passati qualche anno, ma di fatto l'idea che cosa succederà. Lui dice, noi siamo sempre stati addestrati non solo a competere, ma a credere nella competizione. E nel suo, il fine della competizione è esattamente quello di mettere l'altro come rivale. Mors tua vita mea. Lui dice, bisogna stare attenti perché in realtà la competizione è qualcosa a cui tu devi essere educato. In realtà c'è una cosa innata dentro di noi che è più forte della competizione, è la cooperazione. Anche qui la dottrina sociale è eccezionale. Voi leggete nel compendio tutti i paragrafi sulla cooperazione, che identificate esattamente come il lavoro. Poi è chiaro che non possiamo trasformare il mondo in tutti in cooperative, però vorrei farvi capire, no? Anche nell'impresa, cosa significa cooperazione? Articolo 46 della Costituzione. Vi invito a leggerlo di nuovo, soprattutto agli imprenditori qui presenti. Perché che quello è dottrina sociale della Chiesa. Anche quello è l'articolo 46 della Costituzione, dove si dice che il lavoratore può partecipare alla direzione dell'azienda. È il tema fondamentale di Pio XI, quadragesimo anno, dottrina sociale della Chiesa. Quindi capite che non sono cose solo che ci inventiamo qui a tavolino, ma sono cose fondamentali. Chiudo, veramente chiudo, perché tu sei buono e mi hai dato un minuto. Il lavoro che vogliamo dovrà essere allora ontologicamente costruttore dell'umano. Garantire insieme reddito, dignità, considerazione sociale, senza allentare il legame tra tali dimensioni. Costruire e non distruggere relazioni, comunità, famiglia, nuovi lavori, lavoro di cura, e andrà in questa direzione. Non esigere quindi la totalità dell'essere umano del suo tempo, ma lasciare spazio per altre dimensioni dell'essere, e quindi le altre due dimensioni che dicevamo, affetti e cultura, affetti e tempo libero, affetti e dinamiche riguardanti la bellezza. La complessità impedisce ancora una volta di depauperare il nostro sguardo mettendo in secondo piano uno dei fattori evocati a scapito degli altri e invitando a disegnare nuove figure in cui essi possono declinarsi in modo costruttivo. La Chiesa italiana, col progetto cantiere di Lavoro, cioè dire c'è un luogo dove queste cose già esistono, sono alcune imprese, come alcune già citate stamattina qui, che stanno già facendo così, o il progetto Policoro, che è un cercare di dare lavoro a questi giovani, no, secondo una logica di imprenditorialità, è su questa linea. Concludo con una preghiera che noi preti facciamo la mattina con l'ora terza, ma dice così: o Dio nostro Padre, che al lavoro solidale di tutti gli uomini hai affidato il compito di promuovere sempre nuove conquiste, donaci di collaborare all'opera della creazione. Questo è il lavoro. E questo è quello che mi auguro per me e per voi.
Benissimo, grazie a Don Fabio per il suo intervento molto chiaro. Sarà mio impegno far avere a tutti comunque la relazione che era più ampia e che però necessariamente andava tenuta nei tempi. Allora passerei subito la parola adesso a Don Marco Cagol, che avete visto prima ha portato i saluti del Vescovo. In realtà lui è uno dei vicari episcopali, precisamente il vicario episcopale per il territorio. È un amico, con lui non solo siamo nati nello stesso anno, ma abbiamo in questi anni anche collaborato molto insieme, proprio con Don Fabio, per la Chiesa italiana. Lascerei subito l'intervento in modo che ci aiuta ad approfondire e si inserisce un po' dentro alle provocazioni che Don Fabio già ci ha lanciato. A te la parola, Marco. Grazie Don Walter e grazie ancora dell'invito. Io prendo un filo del ragionamento che ci ha proposto Don Fabio e provo a declinarlo rispetto al titolo di questa tavola rotonda che ci è stata assegnata, che avete visto nel programma, diceva creare nuove opportunità di lavoro e impresa. Mi sono chiesto perché gli organizzatori hanno invitato anche un prete come me a parlare di questo e provo però a dare un contributo, prendendo proprio un filo del ragionamento che ci ha proposto Don Fabio. Ecco, nell'orizzonte antropologico cristiano rimane insuperata la sintesi che la tradizione benedettina, qui siamo dai francescani, ma i benedettini sono qua vicini a Santa Giustina, se avete 5 minuti andate anche a vederla, è molto bella, e ci ha consegnato nei secoli, ben rappresentata da una citazione, da un testo di Luigino Bruni, che dice così: quei monaci non salvavano solo i testi di Aristotele, Seneca, Platone, Isaia o le lettere di Paolo, ma anche vitigni antichissimi, tecniche di costruzione di bonifica, di canalizzazione, di irrigazione dei terreni, il patrimonio giuridico romano, le tecniche di conio delle monete e antiche consuetudini commerciali. Poi prosegue Bruni: l'ora et labora dei benedettini, ma anche di gran parte del movimento monacale, ricomponendo l'unità tra attività lavorativa e attività spirituale, sanò di fatto una rottura che risaliva al mondo greco e al suo dualismo. Il lavoro era per gli schiavi, creando le precondizioni culturali e concrete perché i monasteri potessero diventare anche veri e propri laboratori di arti e mestieri, generando e rigenerando una cultura e delle prassi di cui si alimenterà tutto l'umanesimo medievale, rinascimentale e moderno. Fine della citazione. Ecco, il punto decisivo che Bruni sottolinea, secondo me, è questo e che io voglio evidenziare nel mio intervento, e cioè quello della ricomposizione tra attività lavorativa e attività spirituale. Che cosa intendiamo per attività spirituale? Io la direi così: è ciò che caratterizza l'uomo in quanto uomo. È la capacità interna di dare senso alle sue relazioni fondamentali, con se stesso, come unità di materia e spirito, di corpo e di anima, con gli altri, con la natura e anche con Dio, che può significare non necessariamente in senso religioso, ma anche la relazione con l'origine e il o la fine della propria esistenza. Qua dietro in filigrana si vede il paradigma di Papa Francesco dell'ecologia integrale, ma non approfondisco. Ecco, questa è l'attività spirituale. Allora, la ricomposizione tra attività lavorativa e attività spirituale che la tradizione benedettina ci ha insegnato riconduce anzitutto ad unità e dunque ad identica considerazione sociale tutte le tipologie, i significati e le finalità con cui il lavoro si è manifestato nella storia. Il lavoro per soddisfare i bisogni, che rende disponibile qualcosa da consumare o che serve per la cura della persona. Il lavoro per fabbricare oggetti semplici o complessi, che sono disponibili all'uso anche solo per facilitare il primo lavoro, quello dei bisogni, e anche il lavoro azione, che mette le persone in relazione
o che avviene o addirittura crea uno spazio politico, pubblico, visibile agli altri. Qualcuno che ha letto La vita attiva di Hannah Arendt forse legge qui in filigrana quella tripartizione. Se ne potrebbero fare tante altre, ma è, ecco, la ricomposizione con l'attività spirituale, tra attività lavorativa e attività spirituale, diciamo, riconduce ad unità anche tutti i tipi di lavoro, anche quelli che alcune tradizioni culturali storicamente hanno considerato lavori da schiavi, lavori di serie B. Tale unità impedisce quindi che qualcuno di questi diversi tipi di lavoro venga considerata attività meno umana. Si tratta di un'acquisizione molto importante sul piano culturale, però non ovunque e non sempre condivisa. Allora, detto questo, mi faccio questa domanda. La ricomposizione tra lavoro e attività spirituale è condizione necessaria anche per la creazione di nuove opportunità di lavoro e di impresa? Mi pare una bella domanda questa. È una condizione necessaria la ricomposizione tra attività, tra lavoro e attività spirituale? Già Don Fabio ci ha detto che nella dottrina sociale della Chiesa la risposta è ovviamente affermativa, non solo per ragioni, diciamo così, antropologiche o di senso o di principio, ma anche per sotto l'aspetto della convenienza economica. Nella visione della dottrina sociale, c'è stato detto anche prima da alcune testimonianze, solo un'attività che rispetti la dignità umana è vantaggiosa anche sul piano economico. Nuove opportunità di lavoro e di impresa possono avere successo, questa è la mia tesi, se non tradiscono all'origine la sintesi tra attività lavorativa e attività spirituale. Questo è un po' il messaggio, ecco, sintetico che io vorrei condividere con voi. Il discrimine si pone proprio all'origine, allora. E infatti, la creazione di nuove opportunità di lavoro e di impresa ha a che fare con l'investire e con l'intraprendere. E mi domando, l'investire e l'intraprendere sono attività spirituali? La mia tesi è che lo sono, per almeno 5 ragioni. Primo, esse richiedono, sono attività che richiedono visione, sogno, desiderio, creatività e passione. Secondo, in quanto scelte, investire e intraprendere hanno sempre un significato morale, che quindi coinvolge lo spirito dell'uomo, il suo quadro di valori. Terzo, queste attività, investire e intraprendere, sono strettamente connesse con i fini dell'agire, ce lo diceva prima Don Fabio, e del vivere umano. C'è sempre una ragione per cui si investe e si intraprende, e questa ragione muove dall'interno dell'uomo, quindi è attività spirituale. Quarto, e investire e intraprendere sono attività strettamente connesse con la relazione che chi crea, appunto, chi investe, chi intraprende, ha con il mondo, cioè con la natura e con gli altri. E quindi, in questo senso, chi investe, chi intraprende, deve sempre rispondere alla domanda, ma primariamente, per chi lo fa? E questa è una domanda di ordine spirituale. Per chi lo fai? Quinto, investire e intraprendere chiedono un contesto caratterizzato dalla fiducia. Pensate a cosa vuol dire la parola credito, al di là dell'aspetto bancario, no? La fiducia è qualcosa che anche questa origina dal di dentro dell'uomo, è attitudine spirituale. Dunque, questi elementi sono di ordine spirituale, nel senso che attengono allo spirito dell'uomo, alla sua spiritualità. Dunque, la questione della creazione di lavoro e impresa è una questione anche spirituale, è influenzata dalla qualità spirituale, potremmo dire anche etica, morale, delle persone e del contesto, e dalla sintesi culturale conseguente rispetto all'idea di lavoro umano. Questa diventa una griglia per chiederci se nel nostro paese, sì, se nel nostro paese questa qualità spirituale è presente per permettere l'investire e l'intraprendere che dia veramente successo. Chiudo dicendo alcuni indicatori significativi che dicono, secondo me,
aspetti del lavoro, che sono aspetti del lavoro dell'impresa, che sono indicatori significativi rispetto a questa dimensione spirituale dell'investire, dell'intraprendere, del lavorare. Li elenco solo perché non ho il tempo di... La modalità organizzativa e operativa interna ed esterna. Competizione e cooperazione, rapporto col territorio, col mercato, con le istituzioni. Secondo indicatore che dice della qualità spirituale di un intraprendere e di un investire, la finalità prevalente, ce l'ha spiegato bene prima Don Fabio, profitto o bene comune. Terzo indicatore, l'uso delle risorse naturali. La relazione con le risorse naturali dice in modo più evidente, cioè è la relazione con ciò che in modo più evidente ci arriva come dono, perché le risorse naturali sono l'unica cosa che noi non possiamo creare con le nostre mani. Quindi la relazione con ciò che ci arriva come dono dice della nostra qualità spirituale, della qualità spirituale del nostro investire e del nostro intraprendere. Quarto, il rapporto con il denaro e la ricchezza prodotta dal lavoro. Questione molto grande oggi, da sempre trattata anche nella tradizione spirituale della Chiesa e permettetemi di dirlo, visto che siamo nel Nord-Est, una questione molto grande per il nostro Nord-Est. Quale, mi verrebbe da chiedere concludendo, il significato antropologico, etico e spirituale del fallimento delle banche? Quali le ragioni profonde, al di là di quelle giuridicamente e tecnicamente rilevabili? Quale approccio di tutti, persone, imprese, istituzioni, organizzazioni, anche cattoliche, con il proprio denaro risparmiato, investito rispetto alle attese e alle finalità? Ecco, questi quattro indicatori, messi poi insieme, combinati, possono dire della qualità spirituale del contesto e del nostro agire per creare nuove opportunità di lavoro e di impresa. Grazie. Grazie a Don Marco, perché comunque ha provato ad approfondire un punto e provando a mettere, a mio parere, degli spunti che anche come fondazione dovremmo riprendere, peraltro in un anno in cui siamo chiamati ad approfondire un testo come la Laudato Si, che tiene proprio presente il rapporto anche con la spiritualità e come questa parola non sia fuori dal mondo ma c'entri con la concretezza della quotidianità. E adesso lascio subito la parola invece alla dottoressa Maria Cristina Piovesana, scusate, Isabella Pierantoni, che in realtà lei ci parlerà delle generazioni. Quindi lavoro dentro un po', ecco, se già io la cercavo di là e di qui, sette generazioni, mi parlava di questo aspetto delle sette generazioni, mi ha molto incuriosito. Come fare a parlare in 10 minuti di sette generazioni? Questa è la grande sfida, a lei la parola. Non lo farò in realtà, quindi, però è un modo per cominciare a portare un contributo in questo evento oggi. Intanto grazie dell'invito, perché è veramente ricco di stimoli. Io ne porto un altro, porto una chiave di lettura per i gruppi fondamentalmente. Perché è importante? Ah, mi hanno messo questo, non so se... Questo lo spengo? Sì. Ecco, meglio? Sì. Ok. Decisamente. Quello che voglio portare alla vostra attenzione è che appartenere a una generazione è qualcosa che riguarda tutti noi, ci piaccia o no, ciascuno di noi fa parte di una generazione in particolare. Non so se voi conoscete la vostra, ma insomma poi magari dopo lo vediamo. Il tema fondamentale è che ogni generazione pensa di essere meglio di quelle che verranno dopo e sicuramente meglio di quelle che sono venute prima. Non è un tema di poca rilevanza, perché si lega molto a quello che è il tema della giornata di oggi sul lavoro, perché si sviluppa una filosofia di vita e quindi anche un approccio al mondo del lavoro che fa anche parte di quelli che sono dei pensieri comuni del gruppo a cui appartengo.
Il concetto fondamentale che caratterizza una generazione è che gli eventi che accadono negli anni in cui cresciamo, Jean Piaget ci dice che quello che ci accade tra i 9 e i 14 anni è quello che contribuisce a formare, oltre a una serie di altri elementi come la famiglia, il contesto sociale, eccetera, la nostra identità personale. Che cosa significa questo? Significa che se mentre cresco, mentre divento grande, sento parlare delle statistiche di disoccupazione, sapete qual è l'anno in cui è stato fatto il primo report sulle statistiche di disoccupazione? Il 1981. Erano gli anni in cui stavano crescendo le persone che fanno parte della generazione X in Italia. Quei bambini, mentre diventavano grandi, ascoltavano i discorsi dei genitori a tavola o piuttosto sentivano quello che dicevano i genitori mentre viaggiavano e sentivano parlare di qualcosa che avrebbe avuto un profondo impatto sulla loro vita personale, sulla famiglia e soprattutto sul senso di sicurezza. Ad esempio, oggi abbiamo parlato di fiducia, di trasformazione, di senso. Questo senso si crea in quegli anni lì. Gli eventi sociali hanno un impatto sul modo in cui noi sviluppiamo il nostro senso di fiducia verso il mondo. Questo che cosa significa? Molto velocemente, perché sono 7 le generazioni, quindi la sfida insomma è abbastanza impegnativa. Significa che ogni generazione porta con sé le proprie credenze, le proprie convinzioni nel mondo del lavoro, nel modo in cui instaura una relazione, nel modo in cui pensa a una famiglia e nel modo in cui si fida di un imprenditore piuttosto che dei colleghi. Questo ha un impatto sul comportamento e agisce profondamente insieme ad altri fattori su quelli che sono anche risultati di performance ma anche risultati di sistema, di eventi sociali e un po' forse anche il clima in cui stiamo vivendo adesso, perché il fatto che siano 7 le generazioni che stanno convivendo in questo momento sul pianeta è un evento che non è mai accaduto prima. È straordinario sul pianeta. Io leggevo nell'introduzione del Monsignor Longoni proprio il fatto che siamo anche custodi del nostro pianeta. 7 generazioni significa che ci sono 7 modi di pensare alla vita e anche al lavoro diversi. Parlo per generalizzazioni, voglio essere molto chiara, perché poi ognuno sviluppa il proprio personale approccio alla vita e alle persone. Ma se tendo a prendere gli appuntamenti di lavoro alle 8 del mattino e ho 55 anni, mi aspetto che qualcuno mi chiami a quell'ora perché quella è l'ora in cui io sono più attento e perché per me è importante il lavoro, è importante perché mi ha dato la possibilità di riscattare me e la mia famiglia. Ho sentito parlare anche di competizione, ad esempio, e da questo punto di vista una delle generazioni più competitive è quella dei baby boomers che oggi hanno tra i 54 e i 72 anni. Faccio presente che questa è la generazione che ha inventato il ROI. Il tema è abbastanza semplice, erano sempre in troppi. Chi ha vissuto in Italia forse ricorda i turni doppi alle scuole. Nel senso che ce n'erano talmente tanti che non c'erano abbastanza classi. Questa, d'altro canto, è anche la prima generazione che ha avuto la possibilità di andare all'università. Le donne di questa generazione sono le donne che oggi occupano i posti nella pubblica amministrazione, sono le donne più numerose con anche incarichi di responsabilità. Peraltro sono anche quelle che non ci pensano per niente ad andare in pensione, proprio perché ormai sui 60 anni, tra virgolette, sono quelle che fanno più ostruzionismo, la famiglia finalmente è a posto e quindi perché no, mi comincio a divertire da quel punto di vista. Mentre invece gli uomini cominciano a chiedere lo scivolo da quel invece, proprio perché fanno parte di questa generazione. Questa è la generazione del self-made man. Quanto tempo ho? 4. Vado velocissima. La X generation è quella che dicevo prima, che ha come parola chiave la cautela, se non anche lo scetticismo, perché crescere quando io so che il mondo fuori mette a rischio la mia vita e quella della mia famiglia e di chi amo, può portarmi ad essere estremamente cauto. È anche la generazione con la più grande capacità di generare alternative.
proprio perché è costantemente alla ricerca di metodi per mettere in sicurezza se stessa e chi gli sta intorno. È la generazione cresciuta con il mito di non prendere le caramelle dagli sconosciuti, perché sono quelli che si dovevano occupare di portare a scuola anche i fratelli minori, perché magari a casa non trovavano la mamma che li cucinava e dovevano preoccuparsi del pranzo per loro e per gli altri. Il senso di famiglia, l'attaccamento al lavoro, la fiducia che gli appartenenti di questa generazione possono sviluppare può essere diverso da quello delle precedenti generazioni, ma anche diverso da chi viene dopo, ad esempio, che ha una capacità di accesso alle informazioni che nessuna generazione ha mai avuto prima. Tant'è che con i millennial, e qui sono, insomma, saprete sicuramente moltissimo, la parola chiave è sono risolutori di problemi pratici. Perché? Perché questa è la generazione che è in grado di crearsi le opportunità. Non so se conoscete il detto, quando passa il treno, cioè, hai solo una possibilità, adesso non mi ricordo com'era. Questa però è la prima generazione che in realtà è in grado di crearsele le opportunità, perché non ha 6 gradi di separazione per raggiungere chi gli interessa, a volte 1, a volte 2, e sa come farlo. Tant'è che ha messo in crisi uno dei requisiti della leadership, che è quello della competenza. Perché per questa generazione essere competenti non è un fattore di rispetto gerarchico a livello di leadership. La generazione che forse ha in mano il futuro, oggi futuro è uscito diverse volte come termine, sono i ragazzi della Z Generation. Questa è la prima generazione che a 16 anni, non so chi di voi conosce questo ragazzo, Favijay, forse qualcuno che ha figli piccoli lo conosce, a 16 anni, oggi ne ha 20, ha cominciato a fatturare dai 2 ai 3 milioni di euro, semplicemente inventandosi un mestiere su YouTube come youtuber. Non è il solo però, qui nel Nord-Est ce ne sono diversi, devo dire, che sono in grado di inventarsi il lavoro, ma è anche una generazione che non pensa assolutamente al lavoro per sempre. Pensa al lavoro come un pezzo della propria vita, e lo stesso fanno i millennial, e sono generazioni che hanno messo al centro il fattore tempo, perché sono cresciuti vedendo eventi storici che possono far finire la vita improvvisamente. Nei nostri lavori di ricerca nelle aziende, i millennial hanno come primo ricordo storico il crollo delle Torri Gemelle, che non dipende da nessuno. I boomer pensano all'allunaggio piuttosto che ad altro. Sono elementi che contribuiscono a formare una percezione di sé, un senso di identità personale e professionale che ha un impatto sulle scelte che si faranno in futuro. Per l'Alpha Generation, che oggi hanno tra i 0 e i 7 anni, si è parlato di professioni del futuro che ancora non si conoscono, avranno 18-20 anni nel 2030. Questa generazione sa che l'uomo nero esiste perché lo vede in TV, vede il formarsi e vive insieme alla generazione precedente, la Z Generation, un senso di famiglia che è profondamente cambiato, e soprattutto è in grado di utilizzare le nuove tecnologie senza filtri, senza nessun tipo di filtri. Mi piace chiudere questo momento con solo un futuro non basta, si è parlato tanto di futuro oggi. Ogni generazione ha in mente un futuro diverso. È anche vero che nessuna generazione può costruire nessun tipo di futuro senza i futuri che si sono immaginati le generazioni precedenti. E da questo punto di vista io credo profondamente che ogni generazione ha una responsabilità nella creazione del futuro delle altre generazioni, ma anche nel consumo di questo futuro che fa. Perché i futuri si generano, noi oggi qui ne stiamo generando non uno ma tantissimi, ciascuno di noi ha ricevuto stimoli. Allo stesso tempo consumiamo il futuro di chi verrà dopo di noi o di chi già ne sta costruendo qualcun altro. Penso che la parola generare sia profondamente ricca e trasformativa da questo punto di vista. Mi fermo perché ho superato. Sì. Questo. Grazie, no, non è vero che ha superato, è stata nei tempi, complimenti, perché ci ha aiutato a vedere come è importante anche guardare alle generazioni
e alle caratteristiche che queste generazioni portano con sé. E adesso l'ultimo intervento di quelli programmati è del dottor Massimiliano Riva, socio del chapter di Milano, persona appunto che è partito da una startup, oggi ha un'azienda consolidata e che prova anche lui a portare un pezzettino di ragionamento dentro questo pomeriggio. A te subito la parola. Grazie dell'invito. Sì, come diceva Don Walter, prima che presidente di Asso Lombardo, come è scritto sul volantino, io sono amministratore di una realtà che è proprio specializzata nell'ambito delle piattaforme software. Quindi, se volete, un po' quello di cui si è discusso oggi e che abbiamo focalizzato. Io l'ho creata 16 anni fa, nel 2002. Prima però ho fatto 8 anni come dipendente, dopo la laurea ho lavorato per 8 anni come dipendente e sono arrivato a un certo punto, anche dal punto di vista diciamo della carriera, ero inquadrato come dirigente, quindi no, ormai, però sentivo che avevo diciamo un qualcosa che mi mancava, avevo tutto dal punto di vista economico, della posizione, la macchina, tutti i benefit tipici di dirigenti, ma non ero pienamente soddisfatto. Cercavo, in realtà, a un certo punto capii che cercavo la mia vera vocazione, che era quella di intraprendere un qualcosa che fosse un po' più dipendente da quello che erano le mie idee, le mie capacità. E per quello che ho creato, mi sono dimesso, avevo mia moglie Silvia che era una precaria, mia moglie è una biologa, oggi invece è assunto e tutto, però allora nel 2002 era precario, avevo un figlio di nove mesi, Claudio, e decisi di abbandonare tutto, la comodità della posizione da dirigente e di intraprendere questa iniziativa imprenditoriale. Se avessi fatto questa scelta, e ho fatto questa premessa, questa pillola personale per ricollegarmi un po' anche al ragionamento degli interventi precedenti, soprattutto dei due Don, se avessi fatto questa scelta solo pensando agli aspetti economici sarei rimasto dov'ero, perché ero già dirigente. E se avessi continuato a farla pensando solo a questo, avrei chiuso l'azienda dopo 6 mesi. A un certo punto capì che c'era di più, c'era la volontà, c'era la passione di intraprendere. Mi è piaciuto molto l'intervento di Don Marco, perché mi ci sono ritrovato. Perché è solo per quello che poi oggi continuo nella mia avventura, dopo 16 anni sempre con la stessa azienda. È un'azienda che nel corso di 16 anni, gli ho fatti contare al mio HR in questi giorni, abbiamo creato 300 posti di lavoro in 16 anni. Posti di lavoro, ci devo precisare, tutti qualificati, perché sono tutti mediamente laureati in ingegneria, in informatica, in economia, a tempo indeterminato, ovviamente dopo un percorso di inserimento, ma poi li assumiamo sempre a tempo indeterminato, anche perché il nostro mercato, paradossalmente, anche rispetto ai numeri che stamattina sono stati portati in evidenza, che sono corretti, no, in termini di tasso di occupazione e tasso di disoccupazione, nell'ambito informatico non abbiamo un problema di short skill che è drammatico. Ne parlavo prima col professore, che già conoscevo, Masanzanica, e la realtà dei fatti nel nostro mercato italiano è che mancano figure specializzate nel nostro settore, che diventa diciamo una cosa veramente problematica proprio anche nello sviluppare le iniziative imprenditoriali. Però oggi io volevo focalizzare l'attenzione su 3 temi di cui io diciamo ho particolarmente interesserebbe appunto sviluppare con voi. Il primo tema, in parte alcuni interventi stamattina l'hanno centrato, no? È il tema della centralità dell'uomo. A dispetto di quello che si dice oggi, questi cambiamenti anche dal punto di vista delle tecnologie, dell'inserimento di queste piattaforme software che sicuramente creano un disagio alle persone che non hanno gli skill corretti, però hanno messo in evidenza che l'uomo è sicuramente al centro di tutta questa dinamica, perché il tema di essere di avere un certo grado di creatività è diventato fondamentale anche più rispetto al passato. Le posizioni che meno verranno attaccate da questo cambiamento sono le posizioni in cui è necessario avere la capacità
di relazionarsi con il prossimo, quindi con una certa forma, una certa, diciamo, un carattere, diciamo, di un certo tipo. Il secondo aspetto invece è il tema della coesione territoriale, e su questo ci ritornerò a breve, proprio raccontandovi un'esperienza diretta fatta come presidente della zona nord di Milano per Assolombarda. E il terzo punto è il messaggio di positività. Da un punto di vista di noi cattolici, secondo me è vero che, diciamo, la trasformazione digitale sta portando dei cambiamenti che a molti faranno male, perché chi non riuscirà un po' a seguire questo tipo di trend è chiaro che avrà delle conseguenze non positive, però dall'altro lato non possiamo continuare a demonizzare questi cambiamenti, perché stanno creando anche delle ulteriori opportunità che adesso vado un po' a citare. Da un punto di vista di quello che sta avvenendo in questa fase di nuova globalizzazione, no? Il tema fondamentale che vedo è che queste tecnologie nuove che sono state introdotte, basate tipicamente sulla rete e che permettono l'interconnessione di oggetti, no? Quindi avrete sicuramente sentito parlare dell'internet delle cose, stanno creando di fatto delle filiere produttive, no? Che permettono di creare, diciamo, situazioni locali interconnesse con diverse altre parti del mondo. Se prima la globalizzazione, quella che abbiamo vissuto fino ad oggi, veniva implementata cercando di delocalizzare le attività produttive per ricercare un miglioramento sui costi del lavoro, di produzione, oggi questa cosa in realtà può essere anche evitata, proprio perché la tecnologia permette questa interconnessione. Quindi ci sono situazioni in cui per creare dei prodotti ci sono zone del mondo che, per le competenze che hanno, per il know-how che hanno all'interno dei propri territori e interconnessi con altre zone del mondo, permettono la creazione di questi servizi, di questi prodotti. Quindi di fatto un cambiamento che sta avvenendo grazie alla tecnologia è dovuto anche a questo aspetto. Qui, per ritornare al valore che sta sempre più assumendo il concetto di territorio, stamattina qualcuno ne ha accennato. Quando io parlo di territorio, di coesione territoriale, intendo tra tutti gli attori in gioco, quindi in particolar modo dai comuni che presidono il territorio in maniera puntuale, alle città metropolitane, alla regione, fino al livello del nostro governo nazionale. In questo contesto io ritengo che avere dei territori che riescono a generare tutte quelle sinergie tra i diversi attori in campo, e mi riferisco alle sinergie tra imprese, istituzioni di questi quattro livelli, ma anche con le scuole del territorio, sia superiori che università, diventi un'arma, diciamo un fattore competitivo interessante. Un'esperienza che posso portare direttamente è quello che stiamo indirizzando nella zona nord di Milano, che è rappresentata di fatto, diciamo, corrisponde alla zona omogenea della città metropolitana di Milano, e che comprende i sette comuni a nord appunto di Milano, che sono Sesto San Giovanni, Cinisello, Cologno Monzese, Paderno Dugnano, Bresso. Quindi tutta una zona in cui ci sono 330 nostre imprese associate, come Assolombarda, per un totale di 22.000 dipendenti. Quindi una zona importante dal punto di vista del tessuto economico. Una zona che sta, diciamo, sta vivendo una trasformazione, direi epocale da un punto di vista dell'economia, perché per esempio a Sesto San Giovanni, nelle ex acciaierie Falck, c'è la più grossa area a livello europeo in questo momento sottoposta a trasformazione industriale. Quindi dalle vecchie fabbriche, dalle vecchie acciaierie, si sta, diciamo, realizzando la cosiddetta città della salute, quindi un'area orientata e focalizzata sui temi delle scienze della vita. Cosa abbiamo fatto come Assolombarda? Abbiamo lanciato un progetto che abbiamo denominato Agenda Ridefinizione dell'economica dell'Agenda Nord Milano. Intorno al tavolo abbiamo riunito tutti gli attori del territorio, dai
comuni, alle istituzioni, alle università, e abbiamo individuato tre temi fondamentali che caratterizzano, secondo noi, questa evoluzione che sta avendo il territorio. Il primo tema è il tema della scienza della vita. Sul territorio ci sono attori che stanno nascendo e attori già consolidati, come per esempio il gruppo Zambon. Il secondo tema è il capitale umano. Intorno a questo tema si sono sviluppate tutta una serie di sinergie tra università e scuole superiori. Un esempio su tutti, all'interno di questo percorso dell'agenda, insieme ai salesiani di Sesto, Asso Lombarda ha, diciamo, contribuito alla definizione di un percorso per creare delle figure specializzate in meccatronica biomedicale. Ma questo perché? Perché la vocazione del territorio da qua ai prossimi anni andrà proprio in questa direzione. Un altro tema fondamentale è il tema della mobilità. Su questo ci sono tutta una serie di progetti legati alle nuove linee metropolitane. Ok. No, finito. È difficile. Linee metropolitane su cui, appunto, ecco, per concludere, il concetto fondamentale è che se noi non riusciamo a mettere a fattor comune, a sistema, tutte le energie di questi attori in campo, ben difficilmente riusciremo ad avere dei territori che potranno essere competitivi a livello nazionale e a livello sicuramente internazionale. Grazie. Bene, devo dire che davvero sono stati bravissimi. Questa è la sessione dove i relatori hanno rispettato di più i tempi e quindi gli facciamo... Adesso si è già prenotato per una domanda il professor Franco Vermiglio del chapter di Messina e poi ci sarà spazio anche per magari un altro paio di domande veloci. Cercherò di... Se no c'è il campanello, non si preoccupi. A me piace suonarlo, quindi... Si sente? Mi sembra che non si senta. Dicevo, è una riflessione, gli spunti sono stati tutti interessantissimi e mi complimento con i relatori. Monsignor Longoni ha sottolineato il rapporto lavoro, profitto, profitto, fine dell'impresa. Ora, avendo svolto la mia attività lavorativa come ricercatore in campo economico aziendale, vorrei sottolineare che la dottrina economico-aziendale italiana, già da più di 50 anni, sottolinea che il profitto non è il fine dell'impresa e non lo considera neppure uno dei fini, ma soltanto una condizione di sopravvivenza e di sviluppo. La condizione che consente all'impresa di reintegrare tutti i fattori produttivi impiegati, compreso il capitale, e di pensare allo sviluppo. Ma in questa direzione anche economisti laici come Einaudi, parlando in lode dell'imprenditore, sottolinea come non sia il profitto a spingere l'imprenditore a tenere l'impresa efficiente ad investire. Ecco, non si spiegherebbe la presenza delle imprese non profit, del terzo settore. La dottrina in questo senso ha parecchio modificato dei paradigmi anche in campo macroeconomico. Il PIL è un indicatore, ma già nel 68 Kennedy diceva serve a tutto tranne che a indicare la qualità della vita. Ora, da questi spunti traggo una riflessione come opportunità di ricerca. Il Santo Padre ci invita a trovare nuovi paradigmi. Ecco, dobbiamo sforzarci in questa direzione, a trovare nuovi paradigmi, il concetto di sviluppo, lo stesso concetto di ricchezza che siamo abituati a misurare in termini monetari e invece dovremmo misurare in termini di maggiore utilità creata. Quindi lo spunto per approfondire ricerche anche nel campo proprio della nostra fondazione. Grazie. Buonasera a tutti e grazie della vostra partecipazione, grazie di essere anche così numerosi alla fine di un convegno che è stato molto interessante ma anche molto impegnativo sotto il punto di vista proprio anche fisico. Il convegno di oggi ha trattato il tema del lavoro da un punto di vista del tutto peculiare, lasciatemelo dire, l'amicizia.
l'amicizia dell'uomo per il lavoro e del lavoro per l'uomo. Don Walter Magnoni ce ne ha in parte accennato, ma quando la prima volta che abbiamo pensato a questo titolo, io ho detto, ma spesso al lavoro si associa la fatica, l'ansia, l'insoddisfazione, qualche volta il disagio. Perché dobbiamo invece parlare di amicizia? Beh, il perché è che Papa Francesco, nel suo discorso tenuto a Genova, sapete tutti il 27 maggio del 2017, usa proprio questa parola, amicizia, e usa addirittura la parola amore dell'imprenditore per la propria azienda e per i suoi lavoratori, l'amore delle persone per il proprio lavoro che dà dignità e che fa crescere. Ecco, questo richiamo all'amicizia è particolarmente bello ed è un concetto, direi, coraggioso e innovativo e che racchiude che cosa? Racchiude da un lato la vocazione, la soddisfazione, l'orgoglio del lavoro ben fatto e dall'altro la gestione delle risorse umane e una organizzazione dell'azienda che sia rispettosa delle persone, capace di cogliere e valorizzare il senso di responsabilità delle persone che lavorano. La collaborazione, sono tutte cose che sono già state dette, ma siccome io devo fare una riflessione di sintesi, devo prendere un po' da tutti i concetti che sono già stati detti, e la capacità innovativa dei lavoratori. Ora, con riferimento al lavoro ben fatto, all'orgoglio del lavoro ben fatto, io mi ricordo sempre un aneddoto che mi ha raccontato Zavoli. Quando ero presidente della RAI, lui era presidente della Commissione parlamentare di indirizzo e di controllo sulla RAI. E lui raccontava sempre questo, che una mattina molto presto, erano le 4 o le 5 di mattina, a Rimini, perché lui è di Rimini, camminando dopo aver fatto tutta una serie di interviste importanti sul lungomare, ha incontrato un gruppo di carpentieri, diverse persone, che erano felici. Cioè lui ha visto queste persone all'alba con i volti tranquilli, belli, belli, volti di persone estremamente soddisfatte. E si è sentito di chiedere, ma come mai siete così contenti, siete così di prima mattina? Dice, rientrate probabilmente dal lavoro, quindi insomma si sarebbe aspettato persone un po' stanche, un po' tristi, che non vedevano l'ora di andare a casa. Invece queste erano particolarmente soddisfatte e serene. E queste gli hanno risposto, abbiamo compiuto l'impresa. Se ci pensate è una frase bellissima. E che cos'era questa impresa? Avevano finito di costruire una nave che entro pochi giorni sarebbe stata varata. Abbiamo compiuto l'impresa. Nel Medioevo l'impresa aveva una connotazione estremamente positiva, voleva dire avere compiuto qualcosa di positivo, qualcosa di utile agli altri. Ora, perché ci sia amicizia tra le persone e il lavoro, il Santo Padre ci dice che è necessario che il lavoro attorno al quale si edifica l'intero patto sociale, non dimentichiamocelo, sia un buon lavoro. Quindi non tutti i lavori. Lui ci dice anche che il lavoro può essere nemico. Non è detto che lo sia di per sé. Lo è se ha determinate caratteristiche. Se, per esempio, è giusto, se è ben remunerato, se ci sono sufficienti cautele. Se, dice ancora Papa Francesco, si mette al centro la persona, e durante questo convegno è stato detto più volte, se è libero, creativo, partecipativo e solidale, con una visione imprenditoriale umana, oltre che economica. E quindi il buon lavoro è anche un buon lavoro che si associa al buon imprenditore. E come dicevo, questi sono i temi che noi abbiamo toccato in questa giornata di convegno. E queste caratteristiche del lavoro che si trasforma, ma che deve sempre contenerle in ogni contesto, sia analogico che digitale. Io credo che la cosa importante che oggi noi ci siamo detti è che dovremo affrontare dei cambiamenti, stiamo già affrontando, ma dovremo affrontare dei cambiamenti enormi. Ma le caratteristiche fondamentali del buon lavoro restano sempre quelle, sia nel mondo analogico sia nel mondo digitale. Perché? Perché è un lavoro che deve garantire l'umanità della persona.
E abbiamo visto quali sono queste trasformazioni, trasformazioni indotte dai processi di globalizzazione, dallo sviluppo tecnologico e da cambiamenti istituzionali. Tutte e tre queste cose sono emerse oggi. Ora, quali sono le implicazioni per tutte le parti coinvolte? Anche qua sono state dette molte cose. E io vorrei richiamare la vostra attenzione su alcune di queste cose che hanno colpito me. Innanzitutto, noi non sappiamo oggi quale sarà l'impatto quantitativo della rivoluzione digitale. I numeri cambiano di continuo. Cioè, nel gennaio-febbraio del 2017 a Davos, il World Economic Forum, si era parlato di un saldo negativo tra posti di lavoro nuovi creati e posti di lavoro che sarebbero stati persi di 5 milioni a livello mondiale, quindi negativo. Un anno dopo, sempre a Davos, si è parlato di un saldo positivo di 14 milioni. Nel rapporto che hanno pubblicato a settembre, come ci ha detto il professor Marzeguerra, si parla di un saldo positivo di 58 milioni. Cioè, quindi, come vedete, le cose cambiano molto rapidamente. Quindi noi stiamo vivendo un momento in cui parliamo di lavoro, abbiamo capito che ci sono delle qualità, delle caratteristiche che il lavoro deve mantenere sempre perché sia un buon lavoro, ma ci sono tante implicazioni che ancora non conosciamo. Ecco perché noi dobbiamo continuare, e questo è già stato detto, ad analizzare questo fenomeno, a seguirlo, a conoscerlo. Poi certamente abbiamo capito che cambieranno le competenze. Per esempio Ernst & Young ha fatto un'indagine per quanto riguarda l'Italia e ha detto che nei prossimi 4-5 anni le competenze richieste, per esempio in termini di professionisti di alto profilo, saranno pari al 71% dei posti di lavoro che verranno creati. E che però quali saranno esattamente queste competenze oggi non si sa ancora esattamente. E poi la terza cosa che sicuramente sappiamo è che ci sarà una fase di transizione e che questo è il fattore di maggiore criticità e delicatezza. Perché? Ci sarà, ma quanto sarà lunga? Non lo sappiamo. Quanto rilevante? Ernst & Young ha detto, per esempio, che sono a rischio, per effetto della digitalizzazione, il 12% dei posti di lavoro futuri, il 14% di quelli attuali. Ma quali saranno i posti futuri ancora non si sa. Ecco, il passaggio da un equilibrio all'altro non sarà indolore. E quindi qualcuno dei relatori ha detto: attenzione, dobbiamo conoscere anche gli aspetti negativi, perché li dobbiamo gestire. Se non li conosciamo, li subiamo, ma non dobbiamo subirli. E i mutamenti saranno importanti, e anche questo è emerso. Quali saranno questi mutamenti? Ci sono dei fatti, quantità, qualità, caratteristiche della transizione, che sappiamo che ci saranno tutti e tre questi fenomeni, ma non sappiamo esattamente come si svilupperanno, ma ci sono anche delle cose che dobbiamo più specificamente conoscere. La qualità del lavoro, questi posti nuovi che verranno creati, il saldo attivo, crediamoci che sarà elevato. Ma che tipo di lavoro? Un lavoro sicuro? Un lavoro precario? Un lavoro flessibile? Ci sarà una polarizzazione? Per esempio, alcune ricerche rilevano che circa il 65% dei bambini che frequentano la scuola primaria oggi faranno un lavoro che non esiste. Quindi non possiamo prepararli, perché non sappiamo che cosa saranno chiamati a fare. E allora qui si apre tutta la grandissima analisi della formazione. L'organizzazione del lavoro dovrà sicuramente cambiare, è stato accennato allo smart working, ma ci sono tante altre cose, le relazioni industriali, la qualità e intensità della formazione, la gestione del ciclo degli investimenti e dell'innovazione. Sono tutti aspetti che oggi abbiamo analizzato, qualche volta solo toccato, qualche volta analizzato in modo più profondo. La formazione, in particolare, svolge un ruolo importante nella gestione della transizione. Questo processo di cambiamento, come sempre, questo come qualsiasi processo di cambiamento nella nostra storia, si tiene se le risorse umane sono preparate ad affrontare le sfide. Quindi i capi azienda, come i capi governo, direi, devono costantemente investire in istruzione e in formazione. E qua è stato detto molto bene che questa formazione deve saper fornire ai lavoratori le abilità tecniche e anche umanistiche idonee a saper affrontare problemi nuovi,
vado rapidamente perché il tempo è poco, devono saper stimolare un adeguato grado di responsabilità attraverso la logica e il pensiero critico, cosa che nelle scuole italiane non viene tanto insegnato. La capacità di pensare, di creare collegamenti, di sapersi porre le domande giuste, perché sono gli elementi che fanno la differenza in un ambiente che cambia molto rapidamente, dove tu non sai bene dove andrà. E poi la capacità di offrire un'educazione ed una formazione che si possa adattare, anche questo è stato detto prima, alle esigenze personali dei lavoratori. Qualche relatore ha detto: non lasciamo sole le persone. Monsignor Longoni ci ha richiamato il paradigma antropologico del lavoro del futuro, quello dell'ecologia integrale, e quindi della dimensione sociale del lavoro che si sostanzia, e cito puntualmente, in un lavoro ontologicamente costruttore dell'umano. E ci ha anche detto quali sono le caratteristiche che deve avere: garantire reddito, ma insieme al reddito dignità e considerazione sociale, costruire e non distruggere relazioni, comunità, famiglie, e avere il tempo necessario da poter dedicare anche a spazi nuovi, ad altre dimensioni. Affrontare le sfide dell'era digitale è possibile, questo è anche emerso oggi. Abbiamo sentito delle buone pratiche che vanno nel solco indicato da Papa Francesco, quello del buon imprenditore, del buon lavoro, della buona formazione. Tuttavia, come dicevo prima, l'attenzione va tenuta alta, le analisi e le riflessioni su cosa succede e cosa potrà succedere vanno continuate, perché il contesto è in continuo movimento, gli effetti dei cambiamenti sono rilevanti e non sono sempre positivi e non sempre conosciuti. Quindi dobbiamo tenere salda la rotta, perché il lavoro umano sia sempre, pur nelle diverse forme che potrà assumere, il pilastro del vivere sociale, fonte di soddisfazione, di orgoglio da parte delle persone. E dobbiamo sempre ricordare, come ci insegna il Santo Padre nel già citato discorso di Genova, che, e cito puntualmente, la dottrina sociale della Chiesa ha sempre visto il lavoro umano come partecipazione alla creazione, che continua ogni giorno, anche grazie alle mani, alla mente, al cuore dei lavoratori. Beh, partecipare alla creazione è un'immagine bellissima che coinvolge veramente tutti e che vale sempre. Un'ultimissima annotazione. Il professor Antonelli ci ha detto che i fenomeni presenti e futuri sono complessi e di difficile comprensione, e che per questo ritiene, e cito, sempre più indispensabile disporre di una teoria o semiteoria in grado di farci analizzare con maggior rigore la distribuzione del reddito e della ricchezza e la struttura delle nuove classi sociali. Ecco, se mi posso permettere, questo tema, insieme col tema dell'educazione e formazione, potrebbero anche essere i temi di qualche nostro futuro incontro. Vi ringrazio della vostra partecipazione e auspico che abbiate trovato interessante questo convegno. Forse non abbiamo risolto i problemi, ma abbiamo certamente inquadrato e analizzato le questioni più rilevanti che riguardano il lavoro umano e fornito utili spunti di riflessione a tutti noi. Spero di vedervi numerosi alla conferenza internazionale di maggio del 2019 e vi auguro una buona visita agli scrovegni e una buona serata. Grazie a tutti.